Un appuntamento tradizionale per voi è una vera e propria festa. Ricordiamolo che per essere una corsa in cui possono partire per regolamento non più di 250 atleti, abbiamo ragazzi da ogni parte d'Italia. Sì, questo ormai è diventato una tradizione, questa corsa Ascoli Loreto. Per noi della Eco Service è un vero piacere, un onore ospitare la partenza e quindi dare la possibilità a tutti di poter avere lo spazio idoneo per partire, prepararsi nel migliore dei modi e quindi anche fare una gara in sicurezza. Voi vi occupate di verde, ricordiamo che la bicicletta è il mezzo green per eccellenza. Esatto, noi ci occupiamo di verde, quindi campi sportivi, giardini, parchi e quindi dare un sostegno a chi va in bicicletta. Noi abbiamo anche una società ciclistica e quindi è un modo proprio verde di camminare, ma se io dico sempre che se tutti vanno così veloci come questi ciclisti la chiude la Fiat chiude, perché in 2 ore vanno a Loreto, è inutile prendere la macchina. Al Fazzo del Rico una gara durissima, 97 km in apnea. Sì, è una gara che qui è una gara sentita sempre da tutti. Spero che possa andare bene per me, per il team, che mi sono tutti molto vicini. È una gara, sì, come hai detto tu, giustamente 97 km si fanno a tutta. Bisogna vedere poi chi arriva con le energie più fresche, perché qui non bisogna spendere niente, bisogna conservare anche l'ultima briciola che ti può essere utile sopra Monreale. Gaetano Gazzoli, lei di mondiali se ne intende, ricordiamo che voi organizzate quello che è considerato il mondiale d'agosto per dilettanti. Possiamo dire che questa Ascoli Piceno Loreto è una sorta di mondiale di primavera per gli amatori? Ma io ti dico che è veramente una grande corsa, è per gli amatori, ma la prima volta che la organizzava mi ha chiesto subito la mia esperienza. Io non ci credevo perché c'è da attraversare tutta la statale, pensavo che era una cosa che non si poteva fare. Infatti gli ho tradito un po' a Mirko, gli ho detto io non ci sto perché c'era la statale, invece ho visto che neanche una corsa grande è organizzata come questa, è arrivata a questa edizione una grande corsa, vedo che i corridori fanno già l'iscrizione anno per anno, sono contento che anche l'amatori ha un grande evento come ce l'abbiamo noi il 16 agosto a Capodarco. Alessandro, sei partito sin dal Veneto per la tua prima Ascoli Loreto, sicuramente ti avranno parlato molto di questa gara. Sì, certamente la conoscevo di nome, insomma è una classica del centro Italia qui nelle Marche, non l'ho mai fatta, è la prima volta che partecipo, quest'anno con l'occasione che sono qui alla Cicli Copparo logicamente mi hanno chiesto di venire a partecipare a questa gara e quindi siamo qui, insomma sono partito ieri per venire giù a questa gara, è molto importante ed è una gara in linea con un finale sicuramente impegnativo, soprattutto nella rampa finale dell'arrivo, e vedremo un attimo come si evolverà la gara qui in pianura e soprattutto anche le condizioni meteo cosa ci permetteranno di fare. Sonia Roscioli, una classicissima di inizio stagione, una corsa sentitissima dai partecipanti. Sì, una bellissima corsa che ogni anno si ripropone con tanti partecipanti, il comitato di Ascoli anche quest'anno è presente e con Mirko Marini e tutto il gruppo che organizza questa corsa che è veramente molto bella. Fabrizio Petritoli, voi della Melania OMM, quest'anno avete un organico di livello assoluto, oggi la gara sicuramente sarà tutta la squadra davanti. Sì, sicuramente, partiamo per vincere sicuro, ma ci vuole anche in questa gara tanta fortuna. Poi oggi c'è un sacco di corridori forti e bisogna vedere, lasciare anche un po' fare la gara agli altri. Poi vediamo sotto la salita come siamo messi, poi lì valuteremo per chi fare la gara oggi.
Ci sono tutti i presupposti perché l'edizione numero 7 della Ascoli Piceno Loreto sia un grande successo. Adriano Spinozzi con l'ausilio di Sonia Roscioli sono pronti a farci vivere le fasi più importanti di questa manifestazione, una manifestazione che prende il via dalla Ecoservice di Giuseppe Traini. Abbiamo detto settima edizione, un successo ancora prima della partenza, oltre 360 le richieste di partecipazione, gli organizzatori hanno fissato un limite a 250 partecipanti, quindi purtroppo sono stati costretti a dire di no alle tantissime richieste che ormai da 7 anni a questa parte arrivano per quella che è diventata ormai una manifestazione riferimento dell'attività amatoriale del Centro Italia e non solo. Regia organizzativa a cura di Mirko Marini della Future Bike con Gianni Luzzi della Mary Cycling Team e oltre logicamente al team Ragamo guidato da Flavio Montechiari, che è anche il titolare della Zeppa Bike, con Giordano Battistoni. Insomma, eccoci proprio con Luzzi che sta accompagnando verso il chilometro zero, dove verrà dato poi il via ufficiale a questa edizione. Abbiamo detto un'edizione 2015 della Ascoli Piceno Loreto, giunta appunto al che sta festeggiando il suo 7° compleanno, e non poteva esserci modo migliore appunto per questo grande avvenimento. Camera on board montata per l'occasione sulla bicicletta di Alfonso De Rico, il portacolori della Melania OMM, che rientra indubbiamente tra i favoriti di questa gara. Ci stiamo avviando quindi verso quella che sarà la partenza ufficiale. Abbiamo detto tutte le operazioni preliminari si sono svolte alla Ecoservice di Giuseppe Traini, vero e proprio punto di riferimento. Tra l'altro l'Ascoli Piceno Loreto quest'anno si proporrà con un arrivo inedito rispetto a quelle che erano appunto le edizioni precedenti. Abbiamo visto in apertura Adriano Spinozzi, ma la voce di Radio Informazioni è affidata, e non poteva essere diversamente, anche a Gaetano e Simone Gazzoli. Insomma, quando si parla di grande ciclismo nelle Marche e non solo, è inevitabile parlare di Gaetano Gazzoli. Avvio di gara velocissimo, abbiamo detto nelle fasi iniziali la gara ha toccato, si è diretta verso San Benedetto del Tronto e poi un percorso molto molto veloce che porterà appunto gli atleti ad affrontare le fasi finali di questi 97 chilometri da percorrere tutto d'un fiato, e ne abbiamo proprio la dimostrazione in queste prime fasi di corsa. Abbiamo parlato in precedenza di De Rico, indubbiamente uno dei grandi favoriti di giornata, ma attenzione anche ad altri partecipanti come Alessandro Bertuola della Ciclicopparo, Igor Zanetti della Cannondale Gobbi e poi Busbani, ma la Melania OMM può contare su altri uomini molto molto importanti come D'Ascenzo e Sistarelli, che potrebbero fare la differenza soprattutto nelle fasi finali. Ci stiamo attraversando San Benedetto del Tronto, ci si avvia velocemente verso Grotta Mare. Abbiamo detto l'avvio è stato particolarmente veloce, come del resto vuole la tradizione di questa manifestazione. Attività amatoriale sempre molto fervida, molto viva per quanto riguarda le Marche, un'attività che propone tante manifestazioni di altissimo livello, e ne abbiamo la dimostrazione con questa bella gara. Gara, come abbiamo detto, organizzata da un gruppo di veri appassionati, di appassionati che propongono sempre grandi appuntamenti come Marini, Montechiari, abbiamo detto Battistoni e poi Luzzi, dicevamo Marche, che si propongono sempre per l'elevata qualità organizzativa. Non è facile far transitare una manifestazione sulla strada statale adriatica, bene, gli organizzatori della Ascoli Piceno Loreto ci riescono. Abbiamo detto conclusione in quello che sarà uno scenario molto particolare, ma intanto torniamo in corsa, siamo a Grotta Mare, abbiamo un'azione che viene portata da Walter Marcone della Studio Moda, ma il gruppo è lì alle spalle, gruppo che è guidato da Basili della Melania OMM, e qui appare subito chiara quella che potrà essere la tattica di corsa dei portacolori della formazione di Patron Fabrizio Petritoli, andare a chiudere
chiudere per far scoppiare letteralmente, andare a chiudere su ogni attacco per poi far esplodere letteralmente la gara nelle sue fasi conclusive. Ci stiamo avvicinando intanto a Cupra Marittima, abbiamo visto Gambini dell'Abitacolo Sport fare l'andatura, ma si sta pedalando veramente ad una velocità folle, una velocità superiore ai 50 km orari, anzi più prossima ai 55 km orari in queste fasi di corsa. Come abbiamo detto, una manifestazione che si propone sempre per l'alto tasso tecnico. Gli organizzatori ogni anno devono affrontare un problema molto particolare. Intanto siamo con la testa della corsa a Pedaso, ci sono ancora allunghi, ci sembra, in queste fasi di corsa. Alessandro D'Andrea della Studio Moda che tenta di allungare in testa il gruppo. Una bella azione quella di D'Andrea, che va a guadagnare una manciata di metri di vantaggio nei confronti del resto del plotone. Si volta il portacolori della Studio Moda per controllare la situazione, ma anche in questo caso il gruppo non sembra intenzionato a lasciar fare. Maglia gialla per l'atleta della Studio Moda, si sta voltando un po' troppo spesso. Tra l'altro abbiamo visto ancora Basili, veramente eccezionale, il portacolori della Melania OMM in questa giornata nelle primissime posizioni per tentare di andare a chiudere anche su questo attacco. Abbiamo detto velocità ben superiore ai 50 km orari, non c'è tempo di respirare. Abbiamo Daniele Greco a fare l'andatura in testa al gruppo in queste fasi di corsa. Basili ancora nelle prime posizioni. Abbiamo intravisto la maglia di campione del mondo di Alfonso Derrico, abbiamo intravisto Bertuola. Derrico lo scorso anno a Lubiana in Slovenia ha conquistato il titolo mondiale della UCI World Cycling Tour, quella che è una grande manifestazione che ha sostituito, diciamo, per quanto riguarda la denominazione, il campionato del mondo, una manifestazione che comunque assegna una maglia gridata della quale Derrico è pienamente titolare. Si prosegue proprio con le immagini che ci arrivano dalla bicicletta di Alfonso Derrico, immagini spettacolari che ci portano proprio nel cuore della gara. Si prosegue con il gruppo, ancora Basili, non ci stancheremo mai di sottolineare l'ottima prestazione del portacolori della Melania OMM in questa giornata. Abbiamo parlato in precedenza di Derrico, atleta pugliese che ha gareggiato fino alla categoria juniores, poi si è dedicato al mondo amatoriale, praticamente mondo amatoriale che l'ha visto trionfare in ogni ambito a carattere nazionale e internazionale, titoli italiani, titoli europei, abbiamo detto campionati del mondo. Si prosegue intanto con le immagini, siamo a Porto San Giorgio, si muovono Derrico ed Andrea in queste fasi di corsa. Erano due tra i più attesi, accompagnati dalla moto di Adriano Spinozzi con Sonia Roscioli, presidente del comitato provinciale AXI di Ascoli Piceno, tra l'altro organizzatrice anche della Gran Fondo di San Benedetto, ad accompagnare la marcia di questi atleti. Abbiamo visto anche Busbani riportarsi sulla coppia al comando, rapporti veramente lunghissimi, ma il gruppo è lì. Il gruppo anche in questo caso non ci sta e si appresta ad andare a chiudere. Si prosegue con queste immagini, come abbiamo detto, il passaggio a Porto San Giorgio, immagini che ci portano proprio nel cuore della corsa. Ancora tanti allunghi a Lido di Fermo, siamo sotto Capodarco, ci ha provato Lattanzi e a chiudere ancora una volta veramente eccezionale è stato Basili. Insomma, i portacolori della Melania OMM Carrera vogliono dominare, vogliono essere i padroni di questa settima edizione della Ascoli Piceno Loreto e ce la stanno facendo. Basili tra l'altro gareggia nelle categorie master da circa 25 anni, 500 le vittorie ottenute, tra l'altro in tutte le specialità, mountain bike, ciclocross, gran fondo, ha ottenuto importanti manifestazioni, ha vinto un po' tutto quello che c'era da vincere, dai mondiali, gli europei, gli italiani, insomma ha una grandissima esperienza in questo mondo ed è bello vedere proprio Basili mettersi a disposizione della propria squadra in questa importante occasione. Sia prossimo
prosegue intanto con le immagini che ci arrivano dall'elicottero, elicotteri della Butterfly, l'azienda maceratese al servizio di questa importante manifestazione. Con la nostra sintesi siamo a Porta Potenza. Siamo a Porto Potenza, chiedo scusa, abbiamo detto ancora tantissimi attacchi in precedenza, avevamo visto allungare Poeta, Marcone, lo stesso D'Ascenzo che è ritornato ad altissimi livelli a partecipare a queste manifestazioni dopo un periodo di stop forzato per motivi sotto certi aspetti anche incomprensibili, motivi regolamentari. Comunque D'Ascenzo è ancora lì, eccolo, davanti a lottare. Tra l'altro un atleta che nel corso della propria carriera ha gareggiato tra i dilettanti, tra i professionisti, da amatore si è imposto anche in una gran fondo di New York, in una gran fondo di Londra, sul percorso medio della Nove Colli, insomma uno dei migliori esponenti per quanto riguarda il movimento amatoriale in campo nazionale. Una delle punte di diamante della formazione di Fabrizio Petritoli, che anche in questo 2015 si appresta a dominare le scene a livello nazionale e non solo. Si prosegue intanto con queste belle immagini che ci arrivano dall'alto. Come abbiamo detto, un arrivo un po' insolito per quanto riguarda l'edizione 2015 dell'Ascoli Piceno Loreto. La conclusione sarà proprio nel centro di questa località, conosciuta in tutto il mondo per la Basilica della Santa Casa, che è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. Da lì si possono ammirare panorami veramente stupendi che lasciano senza fiato, panorami che spaziano dal Monte Conero fino all'Appennino Marchigiano. Ne avremo la dimostrazione in quello che è appunto un luogo particolarmente importante, con questa basilica, tra l'altro la quale hanno contribuito, alla realizzazione della quale hanno contribuito anche architetti e personaggi di grandissimo valore come Vanvitelli e il Bramante. Torniamo in corsa. Abbiamo detto c'erano stati alcuni allunghi nelle fasi precedenti, gruppo che sta procedendo sempre ad altissima andatura. Abbiamo visto alcuni attacchi, un drappello che aveva guadagnato leggermente terreno, ma terreno che viene quantificato comunque in 20-25 secondi. Abbiamo detto 4 sono stati gli uomini al comando, sono gli uomini al comando: Emanuele Poeta della Ponte Cycling Team, Walter Marcone della Studio Moda, Vladimiro D'Ascenzo e Busbani. Si prosegue intanto Lattanzi a fare l'andatura nel gruppo alle spalle. In questo caso c'è la bella azione quindi di Lattanzi, che tenta di riportare il gruppo su un quartetto di testa, tra l'altro un quartetto ben assortito, che sta pedalando sempre con 20-25 secondi, hanno toccato un vantaggio massimo di 28 secondi. Dicevamo in precedenza, organizzatori che sono stati costretti tra virgolette ad affrontare un problema che tanti organizzatori vorrebbero avere quando si allestiscono manifestazioni come queste, ossia purtroppo hanno dovuto dire di no, hanno dovuto rifiutare tra virgolette sempre oltre 100 richieste di partecipazione, in quanto è stato fissato un limite massimo a 250, sono state oltre 350 le richieste di partecipazione a questa edizione 2015 dell'Ascoli Piceno Loreto. Questo significa che questa manifestazione, giunta alla sua 7ª edizione, ha la formula esatta, è un appuntamento particolarmente sentito nelle Marche e non solo, e diciamo che la scelta di Marini, di Montechiari, di Battistoni, di Luzzi è stata proprio quella corretta, quella di limitare il numero dei partecipanti anche per garantire un elevato tasso di sicurezza. Abbiamo detto, non è mai facile organizzare una manifestazione su strada, soprattutto se i numeri sono importanti, se i numeri sono particolarmente elevati. Gli organizzatori sono riusciti a far fronte a questo problema limitando comunque ad un elevatissimo numero di partecipanti. Nelle categorie agonistiche non esistono gare che superino i 200 atleti al via, e dicevamo un grande sforzo organizzativo ha permesso al comitato organizzatore di questa Ascoli Piceno Loreto di garantire un elevato tasso di sicurezza e soprattutto un grande spettacolo al tanto pubblico che ogni volta viene ad assistere
a questa manifestazione. Intanto prosegue l'azione di Busbani, Poeta, Marcone e D'Ascenzo. Il gruppo di fatto sta controllando questa azione che vede gli uomini al comando. Ci stiamo avviando verso le fasi conclusive, verso gli ultimi chilometri, come abbiamo detto, con l'arrivo nel cuore della città di Loreto per andare a vivere veramente il gran finale di quella che ancora una volta è una manifestazione di altissimo livello. Abbiamo sentito nelle interviste realizzate poco prima della partenza le aspettative degli organizzatori, dei partecipanti più attesi di questa manifestazione, che va tra l'altro a svolgersi in uno scenario veramente veramente eccezionale. I quattro uomini al comando, eccoli ancora, stanno per svoltare e dirigersi verso Loreto. Siamo nelle ultime fasi di gara, ottimo il lavoro dei nostri operatori, Fabio Zappacenere, Christian Bohm con l'ausilio delle motociclette, dell'elicottero, della Butterfly, per farci vivere questa bella edizione, questa bellissima e avvincente edizione che si propone con una formula, con un nuovo traguardo nel centro della città di Loreto. Immagini che lasciano senza fiato di quello che è un territorio che tutto il mondo ci invidia, che tutto il mondo guarda con particolare attenzione. Siamo in primavera, una primavera che a dire il vero sta tardando un po' ad arrivare in questo periodo, un territorio che tra qualche mese sarà meta di turismo, un territorio che è caccia e terra di conquista per questi quattro battistrada, con Vladimiro D'Ascenzo che va ad imporre ancora il proprio forcing in questi frangenti di corsa. Diciamo che questa è stata l'azione più consistente della giornata, e a dare manforte a D'Ascenzo, all'ex campione del mondo che difende i colori della Melania OMM, abbiamo visto Emanuele Poeta della Ponte Cycling Team, Walter Marcone della Studio Moda e Giampaolo Busbani che di fatto ha promosso questa azione. Il gruppo però, il gruppo si allunga notevolmente e sembra destinata ad esaurirsi l'azione di questi quattro battistrada. Insomma, i chilometri si fanno sentire, 97 sono i chilometri che i partecipanti dovranno percorrere complessivamente. Vediamo intanto cosa accade nelle prime posizioni. Vediamo con le immagini che ci viene proposta dalla bicicletta di Derrico alla ruota di Igor Zanetti della Cannondale Gobbi FSA. Insomma, si muovono in queste fasi di corsa Igor Zanetti ed Alfonso Derrico, due dei più attesi partecipanti della vigilia. Insomma, si stanno involando in queste fasi di corsa. Zanetti, classe 1978, tra l'altro lo ricordiamo, è un atleta veneto che tra l'altro ha difeso i colori dell'MG Boys, della Fausto Coppi Gazzera, atleta che ha partecipato a diverse manifestazioni per quanto riguarda la Gran Fondo in questa sua ultima parte di carriera, ma un corridore che ha vinto 6 corse su strada nelle categorie giovanili, è stato azzurro nel ciclocross. Insomma, dal 2009 Zanetti, eccolo inquadrato, si dedica all'attività amatoriale dopo aver raccolto importantissimi successi nelle categorie giovanili, tra i quali ricordiamo un secondo posto a un giro del Friuli e un secondo a un giro del Veneto. Alla sua ruota Alfonso Derrico, che difende i colori della Melania OMM, la squadra di patron Fabrizio Petritoli, che si è presentata al via e ne abbiamo avuto subito la dimostrazione per riportare sempre il gruppo su ogni tentativo di fuga, molto probabilmente per preparare questo assalto di Alfonso Derrico in compagnia di Zanetti nelle fasi conclusive di gara. Zanetti, tra l'altro, abbiamo detto, dal 2009 ha iniziato a partecipare, a dedicarsi alle Gran Fondo. Intanto abbiamo ancora quattro uomini al comando che si stanno voltando. D'Ascenzo molto probabilmente conosceva la tattica della squadra, sapeva che alle spalle avrebbe potuto muoversi Derrico, l'abbiamo visto voltarsi insistentemente proprio per controllare l'esatta posizione del compagno di squadra in questi frangenti di corsa. Derrico che non molla la ruota di Zanetti che sta azionando un rapporto leggermente più duro rispetto a quello
di Aderrico, fasciato da quella maglia iridata che ha conquistato nello scorso mese di settembre a Lubiana. Sei uomini al comando: Busbani, Poeta, Marcone, D'Ascenzo, Aderrico e Zanetti. Ora D'Ascenzo sta facendo ancora l'andatura, vuole cercare di eliminare, tra virgolette, di mettere in difficoltà gli altri atleti. Insomma, c'è tutto un finale, tutto da vivere. Gli ultimi chilometri di questa settima edizione della Ascoli Piceno Loreto ci stanno proiettando con il gruppo che comunque sta controllando questa situazione. Diciamo che i sei uomini al comando non hanno mai guadagnato veramente più di tanto terreno. Intanto c'è ancora il drappello dei battistrada, dei sei atleti al comando. Hanno capito che questa potrebbe essere l'azione buona, si stanno alternando con cambi regolari. Ci sembra un po' affaticato Aderrico in queste fasi di corsa. Zanetti chiede il cambio, nessuno collabora, ci pensa D'Ascenzo, abbiamo detto. Aderrico sembra non farcela, ha battezzato fin d'ora la ruota di Zanetti. Abbiamo visto, probabilmente Aderrico sa che Zanetti sta attraversando un buon periodo di forma e non lo perde d'occhio un secondo, anche se, come abbiamo detto, ci sembrava leggermente più appesantita la pedalata del campione del mondo. Staremo a vedere cosa accade nelle fasi conclusive. Sirio Sistarelli e Alessandro Bertuola si muovono. Bertuola sta facendo l'andatura, atleta di Montebelluna, tre vittorie da dilettante, tra l'altro lo ricordiamo anche vincitore di una bella tappa al Giro Baby, al Giro d'Italia dei dilettanti. Tra l'altro si classificò anche al secondo posto in un'edizione dell'Italiano. Anch'egli gareggia tra i Master dal 2009, lo ricordiamo, vincitore tra l'altro della prima edizione del Giro d'Italia Amatori. Quest'anno difende i colori della Cicli Copparo, tanti piazzamenti ottenuti in questo 2015 ed è alla ricerca quindi della sua prima affermazione stagionale. Attenzione, perché intanto sta cambiando qualcosa al comando, si è frazionato il drappello dei sei di testa, rimangono al comando Busbani, Zanetti e Aderrico. Molto probabilmente questa è l'azione decisiva. Busbani chiude il terzetto, il forcing incredibile di Zanetti con Aderrico che rimane attaccato alla ruota proprio di Zanetti, che chiede ancora collaborazione ma non la ottiene. È un finale molto particolare, un vero peccato, perché questa mancanza di accordo potrebbe andare a caratterizzare il finale, a mettere in pericolo l'azione di questi tre atleti, e ci pensa Busbani a rilanciare l'andatura. Ancora immagini che ci vengono proposte dalla camera on board di Alfonso Aderrico del portacolori della Melania OMM Carrera. Ultimi chilometri di gara, l'azione di Busbani che va a dare ulteriore vitalità a questo attacco. Come abbiamo detto, hanno guadagnato un leggero margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, ma hanno tutt'altro che stare tranquilli questi tre atleti. Anche Busbani chiede collaborazione in queste fasi di corsa. Ancora immagini che ci arrivano dall'elicottero, un gruppo piuttosto numeroso ad inseguire gli atleti al comando nelle fasi finali appunto di questa edizione 2015 dell'Ascoli Piceno Loreto. Si prosegue con questa azione. Busbani aveva tentato di allungare, intanto ci sembra che siano rientrati altri atleti sul drappello al comando. Avevamo visto anche in precedenza Poeta, sì, Poeta che era rientrato a formare un quartetto di testa. Tra l'altro Busbani gareggia un po' sulle strade di casa e di Osimo e pratica l'attività amatoriale dal 2004, sempre difendendo sempre i colori della Giulio Dori Renzo Zeppa Bike. Ha conquistato titoli italiani della prova a cronometro, ha vinto due mondiali sempre nella prova a crono, insomma un passista molto forte, e ne stiamo avendo la dimostrazione anche in queste fasi di corsa. Busbani si sta giocando il tutto per tutto, è stato indubbiamente uno dei più combattivi di questa giornata. Se ci fosse un premio combattività andrebbe sicuramente al portacolori della Giulio Dori Renzo Zeppa Bike, Gianpaolo Busbani,
che sta dando fondo alle ultime energie rimaste. Molto probabilmente ha intuito il pericolo di Zanetti ed Enrico ed ha deciso di allungare. Zanetti a rilanciare l'andatura per tentare di andare a chiudere sull'atleta al comando. Stanno per riportarsi i due più immediati inseguitori, non collabora ancora Enrico, come abbiamo detto. Tra i due atleti ci sembra quello più affaticato il portacolori della Melania OMM Carrera. Intanto il gruppo è lì dietro ad una trentina, quarantina di secondi, un gruppo che ora è forte di circa 50 unità. Si prosegue con le ultime fasi di corsa, un finale tutto da vivere, un finale che è tutt'altro che deciso. Abbiamo detto Busbani al comando ad inseguire Zanetti e ad Enrico. Zanetti ancora chiede la collaborazione di Enrico che sta azionando forse un rapporto leggermente più lungo rispetto alle fasi precedenti di gara. È una Pasqua di passione ciclistica e tutta da vivere quella che si sta sviluppando sulle strade della Ascoli Piceno Loreto per questo grande finale. Enrico ha dato un cambio a Zanetti, ma Zanetti va a rilanciare l'andatura in questi frangenti di gara. Busbani ancora lì davanti con un leggero margine di vantaggio nei confronti dei due più immediati inseguitori. Il gruppo ci sembra che abbia perso leggermente terreno in questi frangenti di corsa. Ultime fasi di gara, Busbani ormai è in debito di energie, in questo momento si riforma un terzetto al comando. Veramente eccezionale la condotta di gara di Zanetti della Gobbi Cannondale, è stato sicuramente il più generoso in questa edizione della Ascoli Piceno Loreto. Si è riformato ora un terzetto proprio sotto le spinte di Zanetti, che ha parlottato con Busbani. Enrico in terza posizione, ci stiamo veramente avviando verso il finale. Intanto Zanetti sembra allungare, Busbani stoicamente, vediamo intanto la Basilica della Santa Casa fare da cornice ad osservare le fasi finali di questa manifestazione. Zanetti chiede: dobbiamo girare, dobbiamo darci cambi, il gruppo è lì dietro, diamoci una mano e ci giocheremo l'arrivo allo sprint. Molto probabilmente è questo quello che Zanetti ti sta chiedendo ai compagni di fuga in queste fasi di corsa. Meno di 3 km alla conclusione, Busbani a controllare la situazione. Abbiamo visto intanto la moto di Gaetano Gazzoli ad accompagnare gli atleti, abbiamo visto l'ammiraglia della Mary Cycling Team di Gianni Luzzi. In queste fasi conclusive il gruppo però ci viene segnalato in queste fasi di gara in recupero hanno tutt'altro che stare tranquilli. I tre battistrada, vediamo proprio il terzetto di testa accompagnati giustamente solo dagli automezzi strettamente necessari per quanto riguarda il controllo tecnico della gara. Questo vuol dire che il margine non è confortante per l'azione dei tre, lo capisce bene Zanetti che va a rilanciare l'andatura in questo tratto in salita. Zanetti che va a forzare il ritmo, Busbani in seconda posizione, quindi Enrico a chiudere. Abbiamo quindi la dimostrazione di quanto potrebbe essere importante per un atleta scrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'Ascoli Piceno Loreto. Si riforma il terzetto che ha caratterizzato gran parte di questa edizione della gara, una gara che ha registrato un grande successo in termini di partecipazione, ma soprattutto un grande successo in termini organizzativi. Nessuno prende la situazione, iniziano le fasi di studio, attenzione perché il gruppo è lì dietro. Zanetti ora sta tirando il fiato, abbiamo visto le prime autovetture passare. Enrico in maglia di campione del mondo master in seconda posizione, arriva anche la moto di Gazzoli a dare qualche ragguaglio per quanto riguarda il distacco, e Busbani, Giampaolo Busbani della Giulio Dori Renzo Zeppa Bike in terza posizione. Busbani che è stato un po' l'uomo della svolta in questa edizione della Ascoli Piceno Loreto. Un chilometro al termine, meno di un chilometro alla conclusione che andremo a vivere dalla
camera on board sulla bici di Alfonso Del Rico. Busbani è il primo a partire in questo tratto in salita. Zanetti della Cannondale Gobbi FSA risponde all'attacco del portacolori della Giulio Dori Renzo Zeppa Bike, rimane in terza posizione Alfonso Del Rico. Ancora il forcing di Zanetti, ormai per i tre è fatta. Ancora bellissime immagini che ci arrivano dall'elicottero, che ci mostra la bellezza della località di Loreto, una località che a dire il vero i tre battistrada avranno modo di ammirare tra qualche istante, subito dopo la conclusione. Molto suggestive queste immagini con Zanetti, mani alte sul manubrio, si è voltato un paio di volte per controllare la situazione. 500 metri al termine, nessuno ancora ha preso l'iniziativa per andare a vivere, appunto per andare a sprintare, ed è proprio Zanetti che a meno di 500 metri dal termine si alza sui pedali. Anche Del Rico, ricordiamo, stiamo vivendo queste fasi di gara dalla bici di Del Rico, che va proprio ad affiancare Zanetti e a superarlo a poco più di 200 metri dalla conclusione. Il portacolori della Melania OMM di Fabrizio Petritoli ha imposto il proprio forcing ed eccolo in solitudine guadagnare un leggero margine di vantaggio nei confronti degli altri, fasciato dalla sua maglia tricolore, ed è proprio Alfonso Del Rico che va a vincere a braccia alzate la settima edizione della Ascoli Piceno Loreto. Seconda posizione per il generosissimo Igor Zanetti della Cannondale Gobbi FSA, un altro atleta che è stato indubbiamente il più combattivo di giornata. Il portacolori della Giulio Dori Renzo Zeppa Bike, Giampaolo Busbani, va a chiudere in terza posizione. Attendiamo quindi l'arrivo per le posizioni di rincalzo, con il quarto posto per Bertuola della Cicli Copparo, buon piazzamento quindi quinto, e D'Ascenzo, altro portacolori della Melania OMM, davanti al compagno di squadra Sisterelli, e poi Marcone della Studio Moda. Vediamo in ottava posizione Stefano Ciccarelli del gruppo ciclistico Airone, Emanuele Poeta, protagonista della lunghissima azione che ha caratterizzato gran parte della gara, chiude al nono posto. Insomma, un ordine d'arrivo. Intanto siamo con l'arrivo della decimo, che è Manuel Ciaffone. Dicevamo, un grande epilogo degno di quella che è una manifestazione di altissimo livello come l'Ascoli Piceno Loreto, che va in archivio con la vittoria di un atleta che lo scorso anno è stato capace di imporsi al campionato d'Italia, al campionato d'Europa e al campionato del mondo UCI, sul traguardo, lo ricordiamo, di Lubiana. Aveva conquistato anche il titolo di campione europeo a Caserta. Dicevamo, Alfonso Del Rico che nella giornata di Pasqua va a scrivere il proprio nome in quella che è una manifestazione che ha registrato un grande successo, sì in termini di partecipazione, e a vincere in questa giornata, oltre a Del Rico, oltre alla Melania OMM di Fabrizio Petritoli, sono stati ancora una volta gli organizzatori che hanno fatto vivere una grande edizione della Ascoli Piceno Loreto, un Ascoli Piceno Loreto che va in archivio con la vittoria di Alfonso Del Rico davanti a Igor Zanetti e Giampaolo Busbani. Alfonso, gara dura doveva essere, gara dura è stata, arrivata questa straordinaria vittoria. Sì, è arrivata questa vittoria, mi mancava nel mio palmares, sono veramente contento, è stata una gara tirata fin dai primi metri. Non pensavo che saremmo arrivati al traguardo, perché comunque c'era Vladimiro con Busbani, altri due davanti. Sono andati via negli ultimi 30 km, poi stava Igor Zanetti che aveva una marcia in più, abbiamo staccato tutto il gruppo per andare su Arreganati, veramente ha fatto una bella azione, gli ho tenuto giusto la ruota, poi siamo andati un po', diciamo, d'accordo fino alla fine, anche se qualche cambio comunque l'ho dovuto saltare perché iniziavo a raschiare il fondo, lui ne aveva un po' di più, però poi meno male che le mie qualità da finisserre mi hanno consentito di tagliare per prima il traguardo. Niente, volevo ringraziare tutti, in particolar modo tutti gli amici di squadra che mi sono stati vicini fin dai primi metri, non mi hanno fatto tirare per niente, mi hanno portato fin sotto ai piedi della salita dove dopo si è decisa la gara. Vorrei ringraziare Fabrizio, che è una grandissima persona, e poi che dire, vi aspetto tutti a San Benedetto del Tronto alla Gran Fondo.
Alfonso, tu sei animato da una profonda fede. Vincere a Loreto ha un valore speciale. Sì, questo è un valore, cioè questa è una vittoria speciale, anche perché visto che domani è anche la Pasqua e la risurrezione del nostro Signore, dunque è una doppia vittoria. Mi auguro che la vittoria di oggi e la Pasqua di domani possano portare un po' di felicità in tutte le case. Una straordinaria doppietta Melania OMM, una giornata da incorniciare. Sì, è vero, è stata una bellissima esperienza, anche se molto faticosa. Sinceramente non me l'aspettavo questa vittoria, però è stata una bella esperienza. Una dedica per questa vittoria? Una dedica a mio marito, che ha tanta pazienza, mi aiuta negli allenamenti e è sempre con me, il mio angelo custode. Gianni, con questo finale questa corsa è ancora più bella. Vabbè, diciamo che Mirko è stato lui che ha voluto cambiare un po' l'arrivo, è bellissima, a prescindere da come è posto l'arrivo, è un mio parere, la mente folle mia di Mirko Marini hanno partorito questa manifestazione che, senza nulla togliere agli altri, credo che come spettacolarità e dove si transita 80 km di statale chiusa al traffico sia, a mio parere, una delle più belle manifestazioni cicloamatoriali in linea d'Italia. Questo è un mio pensiero, poi se non lo organizzo Fabrizio non la vince, quindi... Fabrizio, voi l'avete vinta, sicuramente una gara ancora più bella. Io ho sempre detto che questa gara qua per me fa per 10 mondiali consecutivi. È una gara bellissima, è la migliore che sta in assoluto sul calendario nazionale. Devo fare i complimenti a tutti e tre gli organizzatori, sia Mirko Marini, Flavio Montecchiari e Gianni Luzzi, perché veramente hanno creato una cosa veramente bella a livello amatoriale. Grazie a loro e a complimenti a noi che abbiamo vinto. Siamo con la triade organizzativa di questa settima edizione della Ascoli Loreto, un grande successo organizzativo, Mirko Marini, Gianni Luzzi, Flavio Montecchiari, con noi anche quella che è stata la voce di questa manifestazione, Gaetano Gazzoli. Iniziamo da lui naturalmente, ancora l'emozione nonostante diversi anni in sella all'automoto, ancora l'emozione di raccontare l'evolversi della manifestazione. Io l'ho detto sempre, quando uno va in bicicletta che se ne mette il numero dietro le spalle diventa un personaggio, diventa una radiocronaca veramente facile, una corsa alla grande, veramente l'Ascoli Loreto è di Serie A, questa è una corsa di Serie A, questi amatori tutti vogliono venire a partecipare, non c'è spazio per tutti, però vedo che è un bel gruppo di corridori sono partiti, una organizzazione mi sembra di vedere quando passa il Giro d'Italia, non credevo mai che in una statale 16 era tutta per noi e oggi è stata tutta per noi, grande l'organizzazione, grande la corsa, io dico che anche l'amatori porta i brividi sulle strade, porta la gente a far vedere le corse, perché ho visto oggi uscire le persone dai bar per vedere quello che passava, dunque un applauso agli appassionati, un applauso anche agli organizzatori con i ciclisti che hanno veramente fatto una grande corsa. Per me non ha vinto De Enrico, ma hanno vinto tutti quelli che sono partiti ad Ascoli. Flavio Montecchiari, la novità del finale in salita, comunque tanta partecipazione. Sì, quest'anno in accordo col Comune di Loreto abbiamo deciso di fare l'arrivo qui al Monte Reale. Una novità, la cosa è rimasta bellissima, è piaciuta molto, però come organizzatore penso che cambieremo con l'arrivo tradizionale, come diceva un nostro collega, la Sanremo, l'arrivo non si fa sul poggio. Gianni Luzzi, confermi? Io dico che noi facciamo le cose insieme, anche se magari uno si può sentire più spesso o meno spesso. Questa è una gara che è nata dalla folle, idea nostra, mia, di Flavio, di Mirko qualche anno fa. Credo che noi in qualche anno abbiamo dimostrato che possa essere una delle più belle manifestazioni cicloamatoriali che ci siano in Italia, sul territorio nazionale, per le caratteristiche. Parti e arriva in un posto, attraverso i 60 km di statale garantisci una sicurezza ai corridori di un certo livello.
quello che dice Flavio è vero, perché io personalmente l'ho ribattezzata la Milano Sanremo degli amatori, e secondo me la Sanremo non è un po' a finire sul poggio. Quest'anno gli amministratori del posto ci hanno consigliato di farla qui per tanti motivi, noi valuteremo e vedremo di convincerli che la Milano Sanremo degli amatori deve finire a Villa Musone, dove è nata la prima edizione. Dopo la Milano Sanremo c'è anche la Coglie Ascolani. Dopo la Milano Sanremo c'è la Coglie Ascolani, noi andiamo avanti anche nei momenti di difficoltà economica, cioè il movimento ciclamatoriale risente come tutte le attività di ogni cosa. Noi dobbiamo andare avanti, ci mettiamo del nostro, facciamo tanti sacrifici, la cosa importante è che la gente rimane soddisfatta. Oggi c'è stata la grossa sorpresa delle riprese dall'elicottero, non tutte le manifestazioni possono permettersi una cosa del genere. Io credo che con l'esperienza di Gaetano, di Flavio, di Mirko e la mia follia possiamo continuare a fare delle grandi cose. Mirko Marini, oltre 300 edizioni per questa manifestazione. No, oltre 300 quelle che avevamo iscritto, che ci siamo fermati per fare un totale di 250 partenti. E poi ma le richieste sono moltissime, le telefonate, la gente, anche stamattina qualcuno ha chiamato, dico impossibile. Però è andato bene, dico, una cosa, fortuna che Flavio ha venduto il camper, quello è tutto.